Ciao, sono Majo, benvenuti al mio canale e benvenuti in questo video su Death Troopers e Star Wars Horror Story, una chicca che ho trovato su itch.io. A aumentare il grado di chiccaggine di questa cosa, che già di per sé, insomma, un'avventura orrorifica nel mondo di Star Wars, non è da poco, è fatta da una sola persona e ulteriormente è pure italiana, quindi che meraviglia. Lo andiamo a provare senza però avere queste idee di parte, dire italiano per cui è bello per forza. Magari non lo è e saremmo critici su questo, anzi, mi piacerebbe sapere che ne pensate. Un'altra cosa che mi incuriosisce molto, visto che ho una certa età, è da dove avete iniziato la saga di Star Wars, da quale film, perché ai miei tempi si chiamava ancora Guerre Stellari e ce n'era tre e basta, quindi ognuno mi dica la sua. Ma prima di andare a vedere questa chicca, che avrà una durata di pochi minuti e quindi vi invito a vedere tutto il video perché ci saranno delle novità verso la fine del video, vi chiedo, se volete supportare questo piccolo progetto di divulgazione indie, di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella. Tutte cose scontate che si pensa che sì, lo farà qualcun altro, ma sono gratuite e sono una spinta notevole per un piccolo canale come questo. Oltre a commentare e condividere, ovviamente. Sono tutte cose che favoriscono l'algoritmo. Ma ora ho rotto le scatole, andiamo a vedere il video. Tanto tempo fa, in una galassia lontana ed orrorifica, cosa? Star Wars come non l'avete mai visto. Dove si sta cacciando questo trooper? Sembra fatto con i modellini come i veri film di Guerre Stellari, al tempo si chiamavano, ovvero Star Wars degli anni fine 70, inizio 80. Sono quasi, ho trovato lo Star Destroyer. Che bello. Anche graficamente è molto bello, sono anche le aberrazioni cromatiche, gli effetti di luce, è fatto veramente bene. Sono curiosissimo di provarlo. È molto danneggiato, le luci sono fuori uso e sembra abbandonato. Mi avvicino. Cerco di entrare dal portellone sotto. Bandiera italiana. Non credo l'abbia fatta a caso di mettere quei tre colori, eh. C'è sangue ovunque. Adesso è successo qualcosa di brutto. Inizio l'ispezione dei corridoi. E la iniziamo con mouse e tastiera o con il pad? Comunque ho fatto veramente di ottimo livello fin qui. C'è una cinematica cazzarola, bravo. Bravo Steve, anche detto Stefano. O no? Molto o no? O no? Se si risvegliano delle persone comuni è un discorso, ma se si risvegliano le persone con la peggior mira della storia della cinematografia è un problema. È un vero problema. Oh mamma. Star Wars Death Troopers. È tutto buio? Ah no. Ok. Esplore corridoi. Ok. Quello che farò. Oh mio Dio, ma quindi avrò un malus sullo sparare. Sono un trooper. Allora, movimento fluido, ma sembra piacevole per ora. Porta, non si apre? Dove si va? Ma qui finisce tutto. Io posso anche esplorare i corridoi, ma i corridoi non voglio che esplorino me. Dove me ne devo andare? Andiamo di qua. Oh no, qui c'è tutto rosso. Robottino, che cacchio è successo qua? Dici qualcosa. Nulla, è impazzito anche lui. Ok.
Noi non abbiamo un HUD, non abbiamo idea di quanta vita, quanti colpi, non abbiamo niente come idea. Non quella di girare in questi corridoi della morte. What's happened? Una tensione addosso che veramente in due minuti mi ha messo sto gioco. Manate random fatte apposta per lasciare il segno. Ale! A ore 9! Girati! Già. Non credo sia la nuova livrea dei trooper di quel colore, O no? Molto o no? Fatto giochi di colori con rimbalzo di luce verde, bianca e rossa continuamente. Molto bene. O no? Sparato il primo colpo nel niente, pensando di prenderlo. Cosa 4,50? Devo fuggire? Oh, che se ne esce? Continuano a venirmi addosso come se fossero un film porno, è un problema. Oh no? No! Si riscalda? Oh no? Ma anche dietro c'è gente? Allora ciao. Oh mamma. Capito? Ma qui continua ad arrivare gente. Oh! Raffreddati, raffreddati. L'unica cosa che non sanno fare è sparare i trooper. È l'unica cosa che non fanno, infatti. Sono diventati coerenti. Oh! 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 Fammi sparare! Che è sto abominio? Erano due in uno! Come le offerte al supermercato! E basta! Quanti siete? Si apre più? Quindi non era la strada giusta? Sono infilato in un cul de sac? O in un sac de cool? Bellissima sta cosa, se gli miri da lontano non li chiappi neanche per sbaglio. Molto realistica. Ma devo sopravvivere o devo scappare entro quel tot di minuti? Perché la vedo brutta in qualunque caso. Cioè si sta riempiendo qui. Prego, fammi uscire di qua. Oh no. Oh no. Ah. Ah. Fammi sparare. Oddio mio di Dio. Ma devo solo sopravvivere. Voglio passare di qua. Non posso. Sotto? Che è sta cosa? Oh. Ma morite tutti. Le banti ce n'è. Oh, ma ha gagnato questo. Ma sono doppi questi o sono io che ho le traveggole? Esistono i temibili doppi? No, si accavallano. No! You died! No! No, esso. Ah, devo solo sopravvivere. Ah, allora è semplice, o meno. Certo, metto qua e aspetto. So già che non lo farò mai, perché non può essere così semplice la soluzione. Prendo un muro che non mi si apra le spalle e sparo. Sarebbe troppo semplice. Ok? Mi sembrano meno convinti di prima. Oh, c'è gente a terra? Oh, gente a terra, gente a terra! No, ma è precisa l'arma. Non so neanche io dove devo mirare per prenderli. È bellissima sta cosa. Cioè, dopo i 3 metri di distanza diventa impossibile mirare e sparare. Oh! Ma ora ce l'hai vicino questo, oh, piglialo. Che brutta la vita del trooper. Ma altre armi no? Solo questa? Voglio il fucile da cecchino. Sarebbe molto bello. Com'è che qui non riesco a colpirli? Come se ci fosse una sorta di muro invisibile. Oh, che è sto casino? Oh, che è sto urla? Oh,
Oh, calmi, eh. State calmi, eh. Chiappa, le chiappe, le chiappe. Sparagli alle chiappe, Majo. Gente? Guarda, lei mi sembra... Questo mi sembra ubriaco più che uno zombie. Andatura molto ubriacheggiante. Non c'è più nessuno, ok. Aia. Cooling process. Wait. Da sinistra non sta arrivando nessuno. Quando arriveranno anche da là sarà un grosso problema. Per ora è contenibile la cosa. Oh no no. Oh. Aspetta, voglio divertirmi a sparare a quelli. Preso? No, non ci credo, li prendo. Che è sto rumore di qua? Oh. Ma ti permetti? Mi piacciono quelli che rimangono stuccati nelle porte. Loro mi piacciono. Voi venite fuori molto meno. Chissà cosa succede alla fine di questi minuti. Sono molto curioso. No, no, cooling process no, eh. O no? Telecamera, aiutami. Oh, è ancora sto rumore. E basta. Avete rotto. Quelli non sono un mio problema, ma se io riuscissi ad andare a vederli, diventerebbe un mio problema. Oh, è belli. E non li chiappo, perché si vede si buggano in qualche modo. Che fortuna che non arrivano anche da quel lato. Quindi praticamente mi devo preoccupare quasi solo di questo. E di quelli che passano molto larghi di qua. Tipo lui. Ehi, frescone! Ah, te sei uno di quelli che si stucca a questa porta. Ok, va bene. Se non lo chiappi quello, eh. Quelli si decidono di stuccarsi alle porte, rimangono alle porte, eh. E fra un po' si imparentano anche. Oh, 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 oh. Siamo cazzate, Majo. Manca un minuto. Ok, volevo morire da eroe. Provando a uccidere anche quello. Ce l'ho fatta. A ucciderlo senza morire. Guardate belli. Guarda qua quanti sono ora. E questi non li chiappi, eh. Oh, non voglio ballare. No vuol dire no. Piu, 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 piu. 22 secondi. Piu, piu. Manca poco, 15. Dai. Sto immaginando il capodanno con Gigi D'Alessio in questo momento. 7. È la cosa più triste che mi venga in mente, insomma. 3, 2, 1, a te non ti sparo nemmeno, voglio dire che succede. No, perché è ripartito un altro counter? Oh, oh, è tutto buio. Siete sopravvissuti? No. Darth Vader. Mi è venuto una via di mezzo fra Fenner e Vader, perché in italiano l'avevano tradotto Darth Fenner nei vecchi Guerre Stellari, quello che era Darth Vader, che però si è zombificato pure lui. Dai, tira fuori lo spada rossa. E che gli fa? No, c'ha l'occhio rosso pure lui. È zombificato. Oh my god. Questa non può essere che la fine, cioè non mi può far fare uno scontro contro Darth Vader, che sono un trooper, non dovò. E infatti mi agganciano come una salsiccia a essiccare e divento parte della nuova truppa. Bello, avevo una bella colonna vertebrale però, eh. Bene. Poi perché mi abbiano collegato lì non si sa.
Però ci sta, è molto di scena. Molto bello, Royal Project by Stefano Cagnani, che non finirò mai di ringraziare per queste chicche. Fra l'altro ho iniziato a seguirlo su itch.io. Fatelo anche voi perché c'ha diverse cosine carine, ve ne porterò altre sicuramente. Per esempio il seguito di Death Troopers Nightmare Mode. Che roba è? Vabbè, qualunque cosa sia lo proverete voi, perché tanto è gratis e lo potete provare tranquillamente scaricando dal link che trovate in descrizione. Grazie per il tempo passato insieme, è sempre meraviglioso avervi con me, oltre che un privilegio. Vorrei avervi anche nel prossimo video, quindi cliccate sulla campanella e prima iscrivetevi ovviamente. Ciao!